Rieccoci amici, terzo filmato della giornata. Qua partiamo da questa ralla, ma non è certo questa che voglio andarvi a documentare, nonostante abbia le mitiche ruote col Trirex, ma volevo andarvi a mostrare questo bellissimo Mercedes Unimog. Qua ho messo un po' alla parete, quindi non è molto facile da filmare. Comunque porteremo a casa anche un report dell'Unimog. Quattro ruote motrici, 4x4. Qua vediamo la campana. Non è automatica. E l'attacco dell'aria. Mitico attacco dell'aria. Un po' più d'epoca. E qua appunto vediamo lo scarico dell'Unimog. Qua 4x4 sembra avere la plancia per poi mettere uno spartineve. Qua strano, non so che mai abbia la presa di forza. Comunque anche la presa di forza, questo Unimog. Qua il fregio, mi manca la G, però pazienza. Mercedes-Benz Unimog. Qua vediamo questa cabina, classico color arancio dell'Unimog, bellissimo. Qua provo a portarmi anche un po' sull'interno, nonostante non lo vedo perché sto sforzando il telefonino. Andiamo qua all'interno dell'Unimo. Qua anche un bel cassone con sponde in alluminio. E stupendo, anche una bellissima targa di Aosta, che però preferisco per privacy cercare di inquadrare il meno possibile e di non inquadrare, nonostante non so come vengano i miei filmati, perché ho il sole negli occhi. E quindi dall'Unimog passiamo poi a questa bellissima pala Benfra, penso 115, anch'essa qua ovviamente quattro ruote motrici. E andiamo, cerchiamo di capire qualcosa in più. Motore 6 cilindri, vediamo qua la sua pompa. 6 iniettori, quindi ovviamente un 6 cilindri. Poi vediamo anche il collettore. È stupendo qua, 6 cilindri, Benfra. E passiamo anche dall'altro lato, vediamo i filtri Iveco, quindi avrà un motore Iveco. E anche lei non è delle più moderne, quindi portiamo a casa anche il filmato di questa pala. Poi andiamo nell'interno, per coloro che amano le macchine operatrici. E bello, bellissimo appunto, paragommata Benfra. Qua una bottiglietta di plastica che non ho visto. La cabina con il suo lampeggiante. E qua proviamo anche ad andare a vedere l'interno. Vedete? 4058 ore segna, ma non so se ne abbia 14.000 oppure 4.000. Boh. 14.000 sembra un po' esagerato, comunque.
E niente, vediamo di scendere dalla pala, vediamo anche la tabella degli oli da mettere. Niente, qui adesso facciamo ancora un'inquadratura generale, nonostante ci sia il muro proviamo a fare anche questa inquadratura. Bellissimo Unimog, sembra nuovo. Pala Benfra un po' più trasandata, anzianotta, comunque anche lei ovviamente una macchina validissima. E io vi saluto e vi do appuntamento a un prossimo video, che spero appunto che sia quello dell'OM, che avevo già parlato, di cui avevo già parlato in due video precedenti. Un OM della serie degli animali, che non so ancora che tipo sia, perché l'ho solo intravisto dalla strada. Se si può fare il video, ben venga anche l'OM. E niente, continuate a seguirmi, sempre più numerosi. Io mi saluto. Qua, fine del periodo di lockdown, ci siamo concessi un giretto in macchina e questi tre bellissimi video, uno più interessante dell'altro. Quindi io, con questa inquadratura, vi saluto e appuntamento ad un prossimo video.